Hai fatto, diciamo, il cinema e in genere, insomma, il tuo lavoro d'attrice in mille modi diversi, perché hai partecipato al cinema più popolare, più farsesco, che è quello dei cinepanettoni, però anche il cinema d'autore più raffinato, più intenso. È difficile di solito per un attore o per un'attrice avere, come dire, questa capacità di esplorare il cinema a 360 gradi. Ma è difficile per chi ha preconcetti. Io non ho mai avuto preconcetti, nel senso che io sono partita da un punto, che bisogna lavorare bene qualsiasi lavoro si faccia. Quando si lavora bene non si può temere nulla, perché va bene così. Quindi i miei personaggi sono stati sempre personaggi che hanno avuto l'onestà di rappresentare quello che erano. E io ho fatto quello che pensavo fosse giusto fare, perché chi fa questo mestiere, poi è il mestiere dell'attore, comunque dell'artista, non è che si può chiudere solo in un anello oppure pensare che c'è una serie A e una serie B. Io non ci ho mai creduto, anzi, io penso che questo momento è anche un po' buio, perché tutte le persone che dovrebbero partecipare un po' di più alla vita sociale si sono tirate indietro. Io capisco che oggi anche una persona pubblica fa molto fatica ad esporsi, anche per le cause più giuste, perché trovi sempre chi poi offende, chi trova mille motivi comunque per trovare discutibile il tuo intervento, quindi alla fine uno dice, vabbè, ma no, che mi importa, io faccio l'attore, quell'altro dice, vabbè, ma che mi importa, io faccio l'avvocato, quell'altro dice, vabbè, ma che mi importa a me, io faccio il panettiere, però poi alla fine, perché per strada rimane solo il peggio. Quindi dico che bisogna essere molto vigili, ecco, e anche molto partecipi sempre, di quando è il proprio lavoro che va fatto bene, e non bisogna poi temere, se uno fa le cose fatte bene, non si deve temere il giudizio di nessuno, solo quello proprio. Sì, alla ricerca di una sorta di filo rosso di questi tuoi personaggi così diversi, come abbiamo detto, in un cinema molto diverso da un film all'altro, io credo che appunto la continuità sia, come dire, una certa sincerità e un certo imprinting di sincerità anche romanesca. Romanesco spesso ha un significato anche un po' deleterio. Ecco, nel tuo caso invece tu lo hai, come dire, portato a essere una condizione esistenziale invece positiva. Beh, diciamo che io ho una certa, così, un modo diretto, anche spontaneo, che è molto popolare e che non ho perso, non ho mai voluto perdere, perché è un po' anche il mio faro, cioè quella saggezza popolare, quella lucidità che spesso c'ha il popolo, la gente, cioè quella che vive alzandosi la mattina, andando a lavorare, portando via a scuola, facendo i conti con tutto quello che succede, ecco, quello è un po' il mio riferimento, perché, e questo è anche grazie probabilmente alla famiglia, insomma, questo mi è stato molto ben inculcato, sapere che oggi stiamo in un punto e domani possiamo essere nel punto opposto, o comunque capire che bene o male noi possiamo lavorare molto bene, no? Ognuno rispetto al lavoro che fa, però poi il risultato non dipende solo da noi, e questo elemento di casualità deve farci sentire tutti uguali. Senti,